Salve. E lui, Alex, stiamo facendo fisica. Abbiamo venduto tutto. Leo è un idraulico che ogni giorno affronta l'impresa di crescere due figli adolescenti, dividendosi fra loro e le incombenze di casa. Diana è un'artista sognatrice e squattrinata che fatica a pagare l'affitto. Suo proprietario di casa è Amanzio, originale moralizzatore urbano che ha lasciato il lavoro per un nuovo stile di vita e che in una delle sue crociate conosce Elia, con il quale stringe una stramba amicizia. Leo e Diana si incontrano da malaffanno, un avvocato strafottente e truffaldino. Leo capita nel suo studio quando scopre che la figlia è protagonista suo malgrado di un video erotico su internet. Diana è già da un po' che passa lì le sue giornate, costretta per necessità economiche a frescare una parete, assecondando le ridicole manie di grandezza dell'avvocato. Le loro storie si intrecciano in una città emblema del nostro tempo, sotto lo sguardo severo e ironico delle statue di Garibaldi, Verdi, Leopardi, che dai loro piedistalli commentano le sorti di un'Italia alla deriva. E tuttavia qualcuno continua a sognare e a sperare, come Elia, che insegue il volo di una cicogna, simbolo di rinascita e occasione di un nuovo inizio anche per Leo e Diana. È il risultato di una sensazione brutta che si prova così, un po' melmosa, che si prova quando si leggono i giornali negli ultimi anni in questo paese, sempre di più, insomma, per cui... E se ha voglia di un pochino di ribellarsi senza sapere bene come fare, perché è difficile, quindi perlomeno attraverso la fantasia e attraverso il fatto di creare delle storie, dei personaggi di un certo tipo, qualche cosa si può fare. Non stiamo facendo una cazzata. Oh madonna. Senti, risparmiare 6.000 euro ti sembra una cazzata? Non mi è venuto un dubbio, ma a te non succede mai. Prima mi chiedono di comprare una casa, poi salta fuori improvvisamente che la devo anche visitare con l'agente immobiliare. Madonna mia, ma se tutti si facessero tanti problemi, la terra ci metterebbe 3 giorni a fare un giro su se stessa. Leo, Leone all'anagrafe, è un padre per due, nel senso uno che... si trova ad avere a che fare con i propri figli nel momento cruciale della loro vita, quindi nell'adolescenza di una e di uno più piccolo, e si trova a fare il padre senza madre, quindi cerca anche di pescare dal suo lato femminile rispetto alle situazioni incredibilmente caotiche che questi due ragazzini generano dentro casa e fuori soprattutto. È uno che resiste giorno per giorno a tutte le avversità della vita, lo fa con grande abnegazione, non si dà mai per vinto, si dispera ma si rimette in piedi, insomma è un personaggio molto buffo e molto reale. Camino perfettamente funzionante, ottima per uno studio, / camera dei bambini. Voi che avete figli? No. Sì. In arrivo. Oddio, scusami caro, non trovavo mai il momento per dirtelo. Un'artista distratta che fatica a sopravvivere del suo lavoro, che però non si arrende, che non crede nella sua arte, che a un certo punto, proprio perché non ha più i soldi nemmeno per pagare l'affitto, è costretta ad accettare un compromesso, cioè è costretta ad accettare di dipingere un affresco nello studio di un avvocato che le chiede di dipingere su questa parete una giungla, e piano piano la visione artistica di questo avvocato soffoca l'immaginazione di Diana, e quindi cresce in lei una frustrazione perché lui la porta dove lei non vorrebbe andare, insomma contamina un po' la sua arte. Devi mettere la lucilla. Come la Lucilla? La Lucilla, la mia fidanzata, hai presente? Ma non c'è posto, dove la metto? Cosa vuoi che ne sappia? Tira via la zebra. E là sotto, tra i banani? Cinzia, la porta. Avvocato, la prego, lei mi ha già fatto aggiungere la sfinge, il cactus, il canguro, vuole anche la bandiera del Milan. Ma non ho capito, ma dov'è il problema? Dov'è? Non ho capito. Ma il mio personaggio è un po' il capostipite, il modello di un personaggio come se ne possono incontrare tanti. L'abbiamo fatto particolarmente ignorante, come sono questi personaggi, particolarmente burino, come si direbbe a Roma, con questa zazzera fluente, con questi
bracciali d'oro, con questi accostamenti di colore vagamente bizzarri e soprattutto con una non tanto immoralità quanto amoralità sorprendente e disarmante, nel senso che è un personaggio che non ha proprio il benché minimo senso morale, nel senso che il suo agire non è comandato da una coscienza, perché sembra questa coscienza non avercela, non si è nemmeno conto se quello che fa è bene e male.